Fanno tutto di sì. Perfetto. Allora, abbiamo un po' di cose e questo è bellissimo. Cos'è? Oh, Fa mi vedere. sa che è proprio quello. Dice che è proprio Eh quello? sì, penso che sia forse quello. Però non posso clic... non posso entrare in me stesso. Prova a cliccarci su. Esatto. Ci clicco su. Ah, c'è Allora. join giveaway. Non so cosa sia tutto il resto. Fa lo stesso, di mana, tutte cose richieste quelle all'interno del pacchetto. Ogni tanto vedrete che spawna un bellissimo quadratino con il logo della pagina. Non c'è costantemente, ma spawna e questo va bene. Cioè spunta, così dovete agguantarlo Però nel se non momento c'è ancora giusto. nessuno, E che vabbè, bello. perché non è Perché scritto sulla pagina? non sapevamo come veniva fuori. Sì, No, non è scritto sulla pagina che c'era la live. l'ho scritto sulla pagina. L'ho Adesso? scritto 5 minuti fa, Ok. anzi 10 minuti fa. E forse erano un po' troppi. Si sono chiesti cosa è successo. No, Mio Dio, li perché abbiamo non... persi. Ciao, Paige. Vedi, Ciao. qualcuno c'è. È solo che secondo me c'è un problema perché non vede chi c'è online, ma a noi in realtà interessa relativamente. Comunque, stavo dicendo che se notate che c'è una strana cosa che spawna e vi guarda e vi dice siamo il logo della pagina, siamo il logo della pagina, siamo il logo della pagina, non è che siamo diventati più egocentrici del solito, cioè insomma ogni tanto qualcuno lo è, ma non così tanto, è che abbiamo deciso Esatto. di iniziare un giveaway e per iniziarlo abbiamo deciso di, per incentivare anche la presenza di persone Esatto. sul canale, abbiamo deciso di farlo proprio tramite Twitch. Anche perché è vero che siete bellissimi, però se foste di più sareste ancora più belli. Esatto. Non vedo online a sinistra tra le iscrizioni. Non vi vedo online tra le iscrizioni. Non lo so, noi ci vediamo online e No, dice ma stai perché eseguendo non lo ci stiamo streaming. guardando e quindi non siamo online. In che senso? Tu hai stoppato il video. Lo so. Quindi non è No, secondo visibile. me dice che non ci vede online come canale Boh, non che lo stiamo so. streamando. Ci vedi fisicamente? È quello che importa. Se ci vedi fisicamente, che siamo online, che non siamo online, fa lo stesso. Esatto. Volevo solo capire. E tu mi chiudi le cose, io cerco No, di. volevo. Se si poteva Ma spostare. lascialo lì, che problema c'è? È Sarà perché era fa. un po' lì in mezzo alle No, balle. perché è giusto dal lato dove non si vede niente, Quello perché sì. tutto il resto è Quello sì. dall'altro. Allora, quale sarà questo fantomatico giveaway? Col fatto che comunque lo schermo abbiamo pausato la scena in quella posizione. E cosa devo fare? Mi sento un po' idiota e rido di me. Primo canale Vabbè, ci vedo, non lo non lo so, in so. realtà non lo so, noi dà proprio il login già verde Sì, a bellissimo, noi quindi da non lo verde so. online e Comunque, il tutto. giveaway è di questo prodotto. Sì. Perché abbiamo questo Perché abbiamo prodotto? di nuovo questo prodotto? Perché ci eravamo dimenticati di averlo ordinato. Sì, c'era un nostro amico che aveva fatto un ordine online, mi aveva contato per sbaglio, perché Cioè, l'avevo già sì, e preso. quindi in realtà cioè, ci ha contato, non contato, sbagliato, non sbagliato. Comunque, ci siamo ritrovati con due dual deck. E dato che in particolare questo era un prodotto che ci era piaciuto molto e davvero fatto bene in Era, sì, realtà, era con una fatto. selezione di carte, abbiamo deciso di donarlo a qualcuno che ci segue su Twitch, Esatto, sperando che non sia perché qualcuno che ce l'ha già, perché insomma. per partecipare dovrete cliccare su quel cancherino con il nostro con la nostra immagine di profilo, andare in Scrivere. alto che c'è partecipa al giveaway e poi non so però come funziona. Ok, Però buonasera in Andre. teoria cliccando voi entrate Allora, ti sei perso nel che stiamo giveaway. Poi spiegando e poi ovviamente lo lo rispiegheremo a rispiegheremo più metà tra un volte. cambio di argomento e l'altro, che abbiamo deciso, ed ecco perché appare quel piccolo logo della pagina in basso a A destra? No, destra, stavo pensando al contrario, invece no, invece no, siamo non giusti, dovevamo pensare al contrario. dove cliccandoci potete iscrivervi selezionando la prima parte a un giveaway dove riceverete questo. Verrà estratto Verrà estratto chiaramente ovviamente come al solito, tra però tutti quelli l'estrazione non che avverrà tra i follower della pagina come l'altro giveaway, ma avverrà solamente tra coloro che ci seguono, in particolare che ci seguono attivamente attivamente.
alla prossima live, quella che si Esatto. cioè questa per iscriversi. Questa era come anteprima, diciamo, Anche per per quelli che ci vedere seguono se. E regolarmente. poi pubblicizzandolo sulla pagina anche per vedere successivamente nella live successiva all'iscrizione e all'estrazione sarà cioè si pescherà tra quelli che si seguono su Twitch. Pensavamo di andare avanti per un paio di live con sì, questa cosa qua, fare sabato questo, una live sul From the Vault, perché comunque esce il From the Vault, esatto, e magari anche su Explorer, su Fixa, ma magari se ci facciamo prestare dal nostro se... negozio la scatola, che di solito ha una scatola di prova. Se riusciamo ad accaparrarla, sì, sarebbe ottimo, anche perché comunque è un prodotto un po' diverso, anche se assomiglia a prodotti da tavolo già visti all'interno dei prodotti Magic, però insomma è qualcosa di diverso. Mi scrivo, fossi in voi aspetterei un mesetto. Io contavo di fare tre live allora, e poi estrarre. La ragione per cui non cioè per cui avevamo anche riflettuto aspettare, non aspetterei così tanto perché non è un prodotto costoso. Quindi a un certo punto, tra un mesetto, una persona può anche decidere, vabbè, tanto vale, non l'ho preso fino adesso, lo prendo. Se invece lo fai un po' più vicino all'uscita del prodotto, magari qualcuno ci sta ancora pensando su e dice, boh, proviamo, giochiamo alla fortuna e nel caso lo compro se ma mi forse, riesco. secondo me si riferisce all'estrazione lui. Eh sì, perché... appunto, ma ah. idem. Sì, Nel sì, senso, sì. Io non farei l'estrazione così avanti, proprio perché c'è il rischio che comunque altrimenti qualcuno magari nel frattempo dica, vabbè, ma intanto non avrò abbastanza culo, lo compro. E nell'altro caso invece non ho avuto culo, però lo compro Sì, successivamente se non riesco. Proprio era una questione in quel comunque senso. Era anche un po' più lungo per fare più live. Sì, ma infatti contavamo di fare non solo il martedì, ma ma anche il qualche... sabato, così il sabato pomeriggio, tipo verso su presto, vediamo l'orario, lo poi dipende decideremo. Sempre anche da quanti argomenti riusciamo a trattare. Esatto. Allora, di cosa iniziamo? Poi lo riprenderemo la questione, cioè lo ricorderemo a tutti quelli che ci chiederanno cos'è quella cosa che Esatto. spawna. Ah, è per il giveaway! Yeah! Cosa riceverete? Sì, Gliel'abbiamo appena spiegato. Vabbè, facevo due cartelli. E iniziamo a parlare di... ciao Montre! Ciao Montre! Iniziamo a parlare di Unstable, ovviamente. E quindi vediamo alcuni spoiler già visti, alcuni spoiler sì. nuovi, facciamo una carrellata. Ho fatto una carrellata di quelle più belle che sono uscite la settimana scorsa, più le più interessanti, anche se tutte le altre opzioni invece sarebbero... Ah, le altre opzioni sono ancora una... dobbiamo esplorare... praticamente noi intanto avevamo disattivato tutto quello che non era il giveaway. Esatto, quella è l'ultima parte, la ciliegina sulla torta. Tutte le altre parti dobbiamo capire bene cosa sono, perché sono delle... Perché Montre ci dice che tu hai lo schermo nero? Non lo so. Ricarica la pagina. Cosa volevo dire? Le altre cose sono, diciamo, funzionalità che, diciamo, un altro sito mette a disposizione come estensione. Come si fa a togliere dal campo sta creatura? La uccidi, perché le azioni di stato non si applicano a te o agli altri permanenti, quindi a lei si applicano. Il problema nasce quando ne hai due, però insomma... Sì, esatto, se ce ne sono due allora non puoi togliere più niente. Però lei non fa parte del suo effetto, cioè è immune dal suo effetto, quindi puoi ucciderla con uno sparo a uno o non lo so. Contravolgere. Puoi solo esiliarle. Esatto. Oppure sì, puoi esiliarla. Esatto, anche nel caso in cui puoi comunque esiliarla. Sì. Però per ora non ricordo cose che danno esilio in questo per no, ora. Beh, ci sono gli obblighi tipo Oblivion in quelle sì. cose lì. Comunque le altre funzionalità che ci sono lì dentro... La toglie normalmente. Sì, esatto.
Abbiamo richiamato. È stato evocato. E, comunque tutte le altre opzioni che compaiono nel cosino, diciamo fate finta che non ci siano, e per ora concentratevi sul giveaway. Comunque il tutto il resto dovrebbe essere cose che aumentano, allora, la fidelizzazione, sì, okay, del canale. Non l'abbiamo ancora capito, non sappiamo perché. Spostati un po' più là, grazie. Non l'abbiamo ancora capito, non sappiamo ancora come evitare anche che si vedano, nel senso non che non so se si può, tra l'altro. Perché dici, se non le usi, perché farle vedere? Perché ingombrare l'aria? Però per ora ce lo teniamo così perché Twitch non ci impedisce, cioè non ci dice lo puoi togliere. Perché mi sa che sono questi. Ah sì, vedi, moduli, minigames, questa roba qua. Però esistono, si ma non possono sono attivati. Si possono togliere, però. Sì, ma... Se proviamo... Fatto. Ok, vediamo, vediamo, io sono preoccupata. Save. Salviamo, vediamo sì, se e beh, salvare funziona. In diretta funziona tantissimo. Se funziona. Vi vedo, yeah! Ok. Allora, iniziamo quindi con l'avvocato delle regole, o che io rido perché questa carta, quando l'ho scrollata la prima volta, è stata spoilerata da un judge. Sì, bello, perché è una promo judge, miglior promo judge di questa. Solo che è un grosso ridevo. E questa è una carta comunque strana, cioè nel senso proprio in puro stile. Sì, perché ovviamente impedendoti anche di fare praticamente tutto quello che normalmente potresti fare, e quindi annullando le azioni di stato, risulta surreale, una partita surreale. Sì, e con cui le tue creature non muoiono, i planeswalker non muoiono se hanno zero di anche fedeltà. Anche se secondo me è più surreale quando puoi mischiare cose strane. Non puoi sì, perdere, non puoi perdere essenzialmente, non si applica la regola leggendaria, i segnalini non possono essere tolti, e puoi combinare o assegnare illegalmente è quello, delle quella cose. Quella parte mi piace tantissimo, combinare e assegnare illegalmente cose. E ovviamente per le regole e regolamentazione vedere le regole 704, che esatto, non sono che... ancora andata a scoprire se esiste una regola sì, 704, sì, cioè quella... che come la spiega? Arriva il prossimo mese. Yeah. Poi, altra carta bella, curiosa, è lo schermo condiviso, che dice: quando entra nel campo di battaglia, rimescola il tuo grimorio, distribuiscilo equamente dividendolo in quattro grimori, quindi facendo proprio, insomma, distribuendo le carte. Se qualcosa si riferisce al tuo grimorio, scegli uno dei tuoi grimori, giochi con la prima carta dei tuoi grimori rivelata, quindi vedi essenzialmente quattro carte e decidi quindi da quale grimorio puoi Esatto. pescare in base alle esigenze, e poi quando questo artefatto lascia il campo di battaglia, rimescola insieme i tuoi grimori. Quindi essenzialmente ti fa vedere quattro carte ogni volta, tu puoi decidere cosa pescare. È tra le più strane che io abbia visto nel È punto di anche vista. forte, però. Sì, perché comunque ti permette di vedere quattro future scelte. Poi c'è Barone il... Von Count, ok, lui ha vinto su tutto per il fatto che comunque il segnalino lo devi mettere sul 5, quindi lo devi mettere sulla carta e lo Esatto. sposti facendo il conto alla rovescia. E ovviamente mi ha fatto morire il punto in cui dice distruggi un giocatore. Sì, Sì, lui può distruggi distruggere un giocatore. i giocatori. Non ho ben capito cosa ti porta la distruzione del giocatore, se ti Perderà la porta alla perdita partita. istantanea della Sì. Lo partita, però distruggi il giocatore. spoiler è già completo? No. Siamo a metà. Siamo più o meno a metà. Secondo me cioè, venerdì li rivelano sicuramente tutte. Anche Però perché secondo me ci arriverà. Nel senso, non mancheranno tante carte prima del reveal completo. È sì, tipo Hearthstone, esatto. esatto, distruggi direttamente il giocatore. Quindi, se per caso il giocatore davanti a te ha questa carta e comincia a menarti, ha preso Sì, chiaramente alla lettera l'effetto. l'effetto. Sì. E questo è un ottimo anche comandante, volendo. Si È potrebbe. vero, però deve sempre rientrare nell'ottica del fatto che tutti devono essere d'accordo e che quindi poi tutti possono al suo interno avere delle carte unstable e questo può diventare complicato. O particolarmente interessante. Sì, Phages, lì ci arriviamo tra un Con po', calma, un con attimo. calma.
Cioè, Sì, quindi. non è, nel senso, noi non l'abbiamo spoilerata, ma perché non abbiamo avuto tempo. Se attendi la fine di questa carrellata, vedrai una bella cosa. Allora, Allora, Goblin a tre teste con l'aggiunta poi non del per doppio ma del triplo la... attacco, Esatto, è quindi la una... infligge danno a combattimento come attacco improvviso, come danno a combattimento regolare e come combattimento d'attacco ritardato. Buonasera Giulia. Ciao Giulia. E, come attacco ritardato, cioè quello che vedremo è l'attacco dello zombie estremamente lento, che un po' fa il richiamo al Relentless Death o il Gravecrawler. Sì, comunque. Una cosa del genere e fa un po' eco a quello e l'attacco ritardato è perché infligge danno a combattimento dopo le creature senza Senza attacco attacco. Sì, ritardato. infatti in inglese attacco improvviso sarebbe first strike E questo e dovrebbe questo è essere last last strike, strike, quindi quindi. first strike, strike normale, last strike. Sì, ritardato perché non ha... in italiano non è stato tradotto alla lettera Sarebbe come primo altrimenti e ultimo ultimo attacco, ma visto attacco. che il primo è improvviso, il secondo deve essere il terzo. Oh, mi ha attaccato improvvisamente. Sì. Ti Ok. ho attaccato in ritardo. Poi. Meglio di uno è interessante come poi vedremo l'altra carta, immagino tu abbia messo anche quella, il Non mi Domina ricordo. specie. Ah, sì. Una persona esterna alla partita diventa il tuo compagno di squadra, quindi praticamente Costringe una costringi una persona a giocare. persona a giocare. Ecco perché vi ho detto che comunque sabato sera io posso arrivare in ritardo dopo il draft Esatto. iniziato, perché io entro in jolly su questa roba. Se la si sbusta. Sì, la si sbusta. Dai, è solo una Queste rara. sono. Allora, praticamente è spiegato chiaramente come una persona può diventare il tuo compagno di Sì. squadra. E dice: scegli un qualsiasi numero di carte nella tua mano, dalla cima del tuo grimorio sul campo di battaglia sotto il tuo controllo. Quelle carte diventano rispettivamente la mano, i grimori permanenti del tuo compagno di squadra. Quindi gli dai le tue carte, no? Puoi sistemargli, diciamo, Quindi parte diventa la un situazione. Esatto, no, two-headed diventa un verso 2 1, contro 2 contro 1.1. Che Ricordati non è l'ultima male. volta che ho minacciato un 2 contro 1, alla fine ho arato i due. Sì. Poi Però ho perso anche. c'è l'ordine molto L'ordine è criptico. molto criptico, ah, o quel non so che del goblin che apre la giara e che guarda in modo molto criptico la giara aperta, con questi bei nasoni. Siamo tutti nasoni Bei nasoni. giganti. Stappa due permanenti bersaglio, tappa ogni permanente con esattamente una parola nel proprio nome controllato da un giocatore bersaglio, scarta tutte le carte della tua mano, poi spesca altrettante carte, riprendi in mano una carta istantanea stregoneria bersaglio dal tuo cimitero. Sì, così. Però poi peschi, cioè fai i turni doppi, Sì, cioè ma nel senso peschi allora la due. ragione non è se è bello o se fa schifo, la ragione è che è E comunque è strano. fico. Cioè, è Ciao strano, è quello. Ciao Marti! Marti. Cioè, la ragione è che è surreale perché non potrebbe mai accadere, sarebbe effettivamente anche controproducente a farlo avvenire perché c'è tutta la questione che, insomma, metà lande, rallentiamo, insomma. E il fatto che sia surreale è quello che lo rende adatto ad Unstable. Non è certamente la cosa migliore. Però magari con un mazzo fatto apposta È molto è criptico. molto critico. Passiamo alla poltrona assolutamente normale. È normale, Sì, la sì. vorrei È proprio in casa. un artefatto che non ha costo di mana, quindi non può essere giocato. Questo si poteva. Sì, l'ordine criptico, sì. Sì. Secondo me era una delle, a parte con esattamente una parola, quella seconda, secondo Sì. me poteva essere una delle prime versioni di ordine criptico che avevano pensato di stampare, forse No, sì, più ma manca di quello. qualcosa, effettivamente. Questa invece non ha costo di mana, quindi non potremmo giocarla, però Ma. dice che durante il tuo turno, se la poltrona assolutamente normale è nella tua mano, puoi nasconderla sul campo di battaglia, quindi tipo la metti sotto le altre carte. Cose così, a zero fai tornare la poltrona assolutamente normale in mano al suo proprietario. Solo un avversario può attivare questa abilità e solo se vede la poltrona, chiaramente, quindi se ti La nascondi, sgama se ti. essenzialmente. Tappi 2, sacrifichi la poltrona e distruggi una creatura attaccante. È proprio una Comunque, tutto questo trappola. mi fa venire in mente che esiste una carta seria che sarebbe invece benissimo in Unstable, che è gioco Goblin. Dai, non È puoi. giusto, Cioè, ci esatto. starebbe da Dio.
Quella gioco Goblin è sempre stata una carta da unset che hanno buttato, sono riuscito a buttare dentro a un set normale Sì, alla ma non fin ha molto fine. senso. No, è vero, dal punto di vista di gioco No, nascondi. Tiri fuori. Vampiro vecchio alla vecchia maniera. La questione è che abbia il pigiama e sia in ciabatte a bere il tè in un, o il il caffè, ma penso sangue, il secondo me. sangue in una tazza rosa lo rende davvero un po' old style. Cacciare con forza, cacciare per forza, giusto? No? Sono... il vampiro alla vecchia maniera prende più 2 e a tocco letale fintanto che fuori c'è buio. Gioco Goblin. Gioco Goblin, fantastico. Gioco Goblin ce lo siamo immaginati al tavolo con un nostro amico che ha un set di una scatola grande così piena di dadi, pedine e cose così, rubavi tutte quelle, però prendendole a piene mani così erano svariati oggetti e poi glieli lanciavi sul banco. Esatto. Non è mai stato su possibile, Non esatto, perché perché nessuno ha mai giocato non gioco Goblin. Goblin. E Però è questo è un stupendo. vampiro che giustamente si pompa se fuori c'è buio, perché Quindi, in altrimenti. teoria, quando faremo il draft, quando ci sarà il primo draft, cioè nella serata delle FNM, Esatto. questo sarà un 5-5. 5-5 tocco letale, volare. Quindi, ragazzi, ci sta. L'oracolo dice di indicare un numero. Quindi devo Quindi devi dire un dirtelo. numero. Tanti, numerosi oggetti. Numerosi oggetti. Numerosi oggetti è un Una numero. numerosità molto elevata, l'insieme che ho nella mia mano. Ok, un set da dadi più un altro set da dadi, va bene. Poi c'è un altro rimando, un'altra carta realmente, che esiste realmente, che è il pollice di Però Crack. non mi piace litigare con l'oracolo, perché poi io voglio aver ragione. Ma ha sempre ragione l'oracolo, Lo so. a prescindere. Quindi pensavamo che Crack avesse perso un solo pollice, in realtà li ha persi tutti e due. Il primo pollice diceva che se stai per lanciare una moneta invece ne lanci due e ignori una di quelle monete per contare il risultato. Ovviamente in questo caso siamo nell'unset dove a essere lanciati sono i dadi da 20 Esatto, o i dadi di da 6, 6 più che comunque. altro. Se stai per lanciare un dado, lancia invece 2 di quei dati ed ignora uno dei 2 risultati. Quindi più o meno È la è stessa andata cosa, così. uno con la moneta, un pollice lo usava per lanciare le monete, l'altro pollice lo usava per lanciare i dadi, probabilmente. Il flavor descrive la ragione per cui Crank ha perso anche il secondo Esatto. pollice. Vediamo molto. Questa è una delle carte Vabbè, questa è migliori. alla vittoria assicurata. Le carte creature nel tuo cimitero hanno rapidità, ma le carte creature del tuo cimitero possono attaccare e bloccare come se non fossero nel tuo cimitero. No, come se fosse sul campo di Sì, battaglia. però Possono bloccare o essere bloccate solo da carte creature nei cimiteri, quindi quindi alla anche fine ci quelle degli si mena avversari, dai esatto, cimiteri. sono zombie e hanno tocco cremante, l'ho dovuto adattare io così come traduzione, perché in inglese c'è death touch, Sì. che è tocco letale, e questo sarebbe undead touch, cioè il tocco della non Sì, morte, perché è che direttamente un sarebbe il tocco tocco della dal morte cimitero. letteralmente, e il tocco della non morte, visto che esigliano, e il tocco è letale, è diventato tocco cremante perché cremano e quindi esigliano le creature. Così mi è venuta bene, ho visto che è piaciuto, quindi Ma poi in sé è bellissima come carta, c'è poco da sì, no, è fare. bellissimo. Sì. Cioè, proprio è l'idea che è L'idea è fantastica, anche il perfetta. nome, dovrete passare sui Sui miei miei cadaveri. cadaveri. Eccoli. Poi. Domina gentilmente. Ah, quindi l'hai Sì, l'ho cambiato. Ok, domina cambiato perché è più gentilmente. bello. Sì, Cioè, suona. È più è realistico. più anche più fedele Allora, domina all'originale. gentilmente è praticamente una sottospecie di dominamente. Ma a differenza del dominamente classico, qui una persona esterna alla partita controlla un giocatore bersaglio durante il prossimo turno di quel giocatore, ma nessun giocatore può dare consigli a quella persona fino alla fine di quel turno. Quindi praticamente un perfetto sconosciuto, passa tua nonna, passa tua Esatto. mamma, passa il panettiere, oh ciao panettiere, vieni. Deve giocare al posto tuo praticamente, consigliandoci gioca questo, Sì, gioca sì, sì. quello, fai quello, senza che nessuno gli spieghi nulla. Quindi effettivamente in questo caso io sarei È il massimo, sbagliata, sì. perché... Beh, però posso farti giocare male apposta, intanto abbiamo capito che non so giocare.
Però è bellissima, domina gentilmente. Sì. Ed Rilassati, ho portato un sostituto. è. Cioè, il top è far giocare uno che non sa giocare a Magic. E Lo so. probabilmente il massimo del consiglio che puoi dargli è: questa la puoi giocare o questa non la puoi Sì, giocare. vabbè, quello sì. Però Basta. Le rare che ti fanno perdere la partita. la questione è, in una serata FNM, lo sconosciuto lo effettivamente fermi da fuori dal negozio e cerchi di Puoi convincerlo? farlo. Perché sono abbastanza sicura che ti arrestino. Aspetta, non ho appena messo una su Innistrad. Vediamo. Ah, no, non l'avevo vista. Oh mio Dio. Elementale dell'infinito. Ok, Questa guardatela. creatura ha forza infinita. È così infinito che il suo flavor text dice è così infinito che il suo flavor text dice è così infinito che il suo flavor text Geniale. dice wow. È geniale. Finalmente, cioè, diciamo che finalmente hanno deciso di stampare almeno una carta, perché ovviamente curiosa anche dal punto di vista dell'organizzazione della carta in sé. Wow. È geniale. Bellissima, bellissima. Dopo la metteremo. Quella è un po' complicata perché è una delle poche in realtà Esatto. che esce con l'art che esce dal. Questa volta hanno puntato forse su normalizzarle fino a un certo punto per farle apprezzare comunque ai giocatori, ma si era già visto dal primo al secondo set che erano state rese un po' più No, normali il nella sua. secondo Ansette in realtà l'hanno L'hanno molto pompato. Beh, qui più hanno cercato di messe fuori. renderlo un pochino più. No, non fuori l'immagine, fuori Ah, cioè. sì. E Idem. quindi una però con anche l'immagine fuori dovevano per forza Esatto. metterlo. Per fortuna mi hanno messo i post-it sulle carte perché io una carta di Unstable senza post-it non la posso vedere. Cioè, fai il È post-it sulla giusto, carta è è bellissimo. bellissimo. Lo scotch, quando ci sono quello scotch attaccato col disegnino, quella col disegnino di Maro che ho preso nuovo Quella è quasi. bellissima. Ok? Andiamo avanti. A Cosa? proposito di post-it, adorabile gattino, ovviamente quello è un post-it che ti dice che quando questa creatura entra nel campo di battaglia, Però non è infinito, infinito, è infinito 5. Sarà fortissimo, ma un dio può morire. Parte musica epica, poi la fisarmonica di Weird Al, che non non lo conosco. so, però mi ricorda la frase che ti ha detto oggi Leo, adesso Pinto si ritroverà davanti a una grande scelta. Esatto. Era tra Ma questo è quando Unstable entra, e il tiramisù. cioè che puoi prendere in giro per la stanza che si mette a giocare, anche uno che sta giocando un'altra partita, sì, perché Sì. Quindi c'è scritto che un giocatore esterno alla tua partita. Anche cioè tu puoi alzarti e il chiedere negoziante, per se non sta dire, giocando il anche negoziante, se sta cioè giocando se nel senso se per caso il negoziante quella sera non sta giocando, non sta facendo niente, vi sta solo guardando, lui è la cavia perfetta per tutte in realtà. Per queste tutte, cose. esatto, queste cose qua. Puoi prendere il negoziante, vieni, fammi da compagno Cioè di se uno squadra. ha l'amorosa che non gioca, la porta apposta sperando di bustarlo, altrimenti le Esatto. prende. E allora, queste sono, è la no una delle nuove meccaniche, delle altre Esatto, come meccaniche. notate la carta, adorabile gattino, ciao Ecco, ciao negoziante, non hai detto un negoziante. negoziante l'ultima volta? No, sono stato Sei stato declassato. di nuovo declassato. Just call the judge. Non sempre il judge può risolvere la situazione, soprattutto se mi mandano certi messaggi in cui serve la polizia. Ok. L'adorabile gattino è tagliato a metà direttamente e per quale motivo? Perché, come vedremo in una carta successiva, No, non le ho messe perché non le ho ancora fatte. Però ci sono delle carte che praticamente si diciamo migliorano queste carte speciali che sono ospite. praticamente facciamo un esempio. Questa è il vostro adorabile gattino. Ok. Questa è la carta successiva, diciamo la carta ospite, che potrebbe essere, non lo No, so, il gattino è il gattino, sì, l'ospite. questa è la carta successiva. La carta successiva verrà applicata allegramente Dove c'è dove quella c'è la banda di frattura, praticamente metallo, la banda di metallo, per creare un'unica nuova figura e quindi per esatto. mischiare le due creature. Esatto. Perché non ho letto l'ultimo messaggio? Esatto, si può chiamare il judge e lui deve giocare. E non sa quanto è rischiosa questa cosa, soprattutto se si presenta in negozio. E Ah, è una minaccia.
e praticamente diventano da quel momento in poi un'unica creatura con il Esatto. nome, che è quello combinato, Quindi i potrebbe tipi di essere, creatura non lo so, combinati. pony gattino. Esatto, i tipi di creatura combinati, e poi il testo, Si praticamente unisce. le creature ospiti quando entrano fanno quell'effetto lì. In più le creature con augment hanno un innesco che fa ripartire l'effetto nella seconda parte, quindi che ne so, ce n'è una che dice ogni qualvolta infliggiamo combattimento a un giocatore e poi l'effetto della Lancio un carta dado, in questo ospite, caso 6 esatto, lancia facce, il dado 6 guadagni. facce e guadagni. E Tra l'altro. la cosa è che la carta ospitante ha un più uno, la carta ospitata, cioè ha tipo uno il gattino, Esatto. l'ospitata ha più. Sì, ha un dei modificatori alla forza costituzione. Potrebbe venire armato di Da 12. di Di 12, 12. specifichiamo di Tutti diversi 12. anche, specifichiamo anche questo. E quindi alla fine la creatura totale avrà chiaramente la forza costituzione modificata dall'augment, che può essere, sì, diciamo in quasi tutti i casi dovrebbe essere un bonus, tranne in alcuni casi potrebbe avere anche dei malus, probabilmente in base all'effetto. Però, dato che comunque molto spesso è randomico, anche il malus in unstable è accettabile. Esatto. Tra l'altro c'è la parte che è half kitten, half puntini puntini, Sì. che è super OP se la combini con il kitten, quindi diventerebbe mezzo gattino, perché prende, mi sembra, più uno, quindi diventa un 2-2, e ha che ogni qualvolta ti viene inflitto danno, Tiri un dado lancio e un dado 6 guadagni. faccio e guadagni vita, quindi. Quindi white gattini, white, Esatto, mono mono white white gattini gattini. e vai allegramente. Allora, dammi il 5, è stupendo anche questo, perché il nostro polipo ti dice che guadagni un punto vita per ogni persona che ti dà il 5 nei prossimi 30 secondi alla giocata. Giocando, sì. Quindi praticamente pago, dammi un 5, Dammi comincerai a 5. girare per il negozio a tirare Ah. 5. Perché? Perché ogni giocatore che sta giocando una partita con carta a bordo argentato, quindi qualunque giocatore che sta giocando ad Unstable in quel momento, che ti dà il 5, guadagni un punto vita, anche il tuo avversario. Idealmente sì. Idealmente sì. Cioè, quindi tu fai il giro del negozio dando il 5 e tutti guadagnano un punto vita e tu ne guadagni molti di più. Ed è un istantaneo costo 1. Quindi comunque, in 30 secondi, secondo me, ce n'è di tempo per dare 5. Se riesci ad alzarti e il tuo opponente non ti ferma sulla sedia, sì. Esatto. Poi L'agente X. X. Allora, quando ho visto questa carta, ho avuto un momento di panico. Oddio, ma questo X è X o vale X? Dove X è È qualcosa di l'X. X. Però fortunatamente, non essendo cerchiato, È semplicemente il suo è semplicemente il suo nome. nome. E Sì, il dice, polipone è allora, bellissimo. fin tanto che X è nella mano di un avversario del proprietario di X, il proprietario di X può lanciare X e attivare l'abilità di X. Quell'avversario non può lanciare X e gioca con la mano rivelata. Tu quindi giochi X. Poi tappi uno blu, uno nero, lo tappi, lo metti in mano a un avversario Ok, e fin bersaglio. qui. Quindi l'avversario è costretto a rivelarti la mano e non può giocare X. E tu, fin tanto che lui è nella mano, puoi tappare 5 per giocare le carte dalla mano di quell'avversario senza pagare il loro costo di mana. È Quindi, un'espia perfetta. ma finisce quando Cosa? finisce questo effetto Non, finché lui rimane in mano, tu lo fai e lui non può lanciare X. quindi devo pescare di più O e scartarlo in scartarselo in qualche qualche modo. modo. La spia perfetta, così perfetta che non è nemmeno l'agente X, ma solo X. Non è nemmeno un agente, o meglio, non si è tenuto a saperlo. Si può placcare l'oppo e impedirglielo fisicamente? Per Bene. sia in questo caso, sia secondo me per i 5, se nessuno ti dice il contrario, sì, cioè io lo farei. Ovviamente urlando, coccole! Vedi che in questo momento vuoi le coccole? Cosa? Aiuta. Esatto, una cosa del genere. Sì, si può placare Si può qualcuno. placare l'avversario e puoi urlare anche ti uccido, cioè in realtà. Ninja abilissimo. Il ninja abilissimo è un troll, è un ninja troll perché è Nel un vero troll perché senso, non esiste in questa arte ed è bellissimo. Cioè praticamente il ninja abilissimo
sia sul campo di battaglia che nella tua mano fino alla fine del turno, perché lo rivedi dalla tua Sì. mano ed è ovunque ed è rapido e prende un più uno fino alla fine del turno. È bellissimo. E costa Quindi anche se sia 3 nella tua mano che in campo, se muore, va comunque nel cimitero, suppongo. euro. Però ce l'hai. Beh, sì, perché ce l'hai in mano e anche le carte dalla mano possono finire Sì, nel però muore da cimitero. lì. Judge! Bisognerà, mi sa, aspettare il ruling per carta per carta che Sì. uscirà venerdì in teoria. Anche perché comunque non sono, tranne in alcuni casi, effetti realistici e quindi non ci sono stati dei precedenti. Esatto, e Cioè. anzi gli spiegher, anzi saranno, ci saranno molti, quit, è scappato il judge, quindi comunque ci sarà l'articolo che magari tradurrò, anche se sarà lunghissimo, Sì, però ma. secondo me anche per fornire a tutti, cosa c'è, l'esperienza di fare il draft di Unstable senza dubbi, O almeno con meno secondo dubbi me. possibile e senza rompere il vicino dicendo Ma cosa vuol dire questa carta? evitare queste cose e anche per rendere quindi fruibile molto di più questo sì, traducilo. Sì, ci impiegherò 2 giorni, però lo farò. Perché? No, ci pregherai pochissimo Perché? perché sarai Lo so, costretto. ma devo andare a lavorare. Che di Posso ferie. chiedere ferie, effettivamente ne ho un bel po' di arretrate. Ci saranno Allora. Ah, anche le fatte unstable tradotte dal judge. perfetto. Così magari eviti di Sì, sì, perderci sì. 2 giorni. Ma Vabbè, comunque tradurre l'intero articolo direi che sì, non fa comunque male. è un esercizio. Ma secondo me bisogna divertirsi e non pensare. Sì, già no, Però ma non è tanto bisogna vincere, però comunque giocarle al giocare meglio. correttamente le carte, perché poi Perché. Cioè, magari. l'idea di giocare anche nell'esagerazione di tutto questo set, il giocarlo al meglio porta secondo me anche a divertirsi di più. Perché comunque, sapendo che, per esempio il troll, sai che è nella tua mano e nel campo di battaglia, quindi sai che magari non puoi fare o puoi fare determinate Esatto. interazioni per entrambi i Quella è in casi. realtà l'unica carta che non è, anche pensandoci, non ti viene in mente una E soluzione. quindi il meglio, cioè averlo chiaro è sicuramente anche Sì. più dici. Ok, è vero, magari Ok, non lo so giocherò, come so come funziona e non ho funziona. dubbi, e non ci sono dei dubbi, Ed è quindi punto. anche più facile divertirsi perché a un certo punto se Senza dici. dover star lì a pensare, ma come funziona, se faccio così, se faccio cosa. Comunque, c'è La Phoebe. possibilità c'è la di avere le soluzioni, usiamole. Esatto. Questa invece, ieri è stata dedicata praticamente tutta allo sneak. Questa è la leader dello sneak. È una 2-3 costo 3, creatura leggendaria, una spia. Non può essere bloccata dalle creature con il testo di colore, ossia col flavor text. Però ho dovuto tradurlo perché esiste sia proprio come traduzione ufficiale di flavor text che Io insomma in italiano. non la Lo trovo, so, non è ma bellissima, però ci sta. ci Penso sia sta. anche l'unica possibile traduzione. E, se tappi 4, Phoebe ruba permanentemente la sezione di testo di una creatura a bersaglio, ossia quella creatura perde tutto il testo delle regole, il testo di colore e il watermark, e li ottiene questa creatura. È bello anche il flavor text dice: questo spazio è stato lasciato volontariamente vuoto. Probabilmente perché in questo modo Phoebe può bloccare una eventuale Phoebe Esatto. avversaria. No, non può, cioè scusa, Phoebe non può essere bloccata dalle Phoebe avversarie perché non può essere bloccata dalle creature con flavor text. Esatto. E tra l'altro, rubando tutta la sezione di testo, si rende bloccabile alle creature però. C'è questo downside, diciamo, che poi chiaramente si parla di dà delle abilità assurde, conta un po' di meno. Anzi, ah sì, rubo la tua creatura che non può essere bloccata. A posto. Fatto. Poi c'è questa, Mi la mandano macchina. delle fan art bellissime. Wow. Macchina clonatrice di Dani Mani. Sarebbe Handy Dandy in inglese, che sarebbe un gioco per bambini, che però non ho trovato traduzione. Ah, cioè sì, in realtà l'ho trovata, ma non ho mai sentito parlare di questo gioco Era per quello che bambini. dicevi che Sbrillo, nascondevi sbricco, l'oggetto, sbricchi. sbricchi, qualcosa del genere. Penso se rubo il testo di Tamo, cosa diventa Tamo?
Bello 0-1. Però rubo il testo dell'avvocato delle Mamma regole. mia, che rottura di palle. E allora, questa qui dice: tappi 2, la tappi, crea una pedina omuncolo 2 in colore. Deve essere rappresentata da una sola mano con due dita in ogni momento, ossia deve essere rappresentata così, sul Quindi puoi campo. avere solo una pedina alla volta perché o giochi con la mano rivelata spostandole col naso. Ma hanno Non qualcuno metti nei qua negli commenti occhiali. ha avuto la brillantissima idea di dire: beh, se qualcuno sta guardando la tua partita, puoi dirgli di fare così. Vero anche quello. O qualcuno, sempre dato che ci sono molteplicati gli esterni alla partita, tu puoi Ok, sfruttare la sì. gente Ci ha attorno. preso, ci sta, mi Non ci piace. avevo pensato, effettivamente ha senso. Ma perché io penso sempre all'ambiente in cui io gioco e quindi dove Certo. normalmente non ci sono Sì, tantissime sì, sì, persone sì. libere. Però, tipo, anche se sei l'ultimo, di solito se sei l'ultimo tavolo che fa, cioè di solito sei attorno la gente. Quindi dice: ah sì, te, fammi il cosino con i due. Mi ricorda venerdì. Sette persone attorno a tavola a fare da pedine. Però è fantastico. Cioè, sta Però succedendo possono da. anche morire in qualsiasi Sì. momento, quindi non sei sicuro, devi avere delle persone fidate. Anche perché se vengono chiamate per la loro partita, ciao ciao bello. Esatto. Poi c'è la correzione Correzione rapida, rapida. ma se uno smette di fare la pedina, La se ne pedina va, sì, muore. c'è scritto che deve essere rappresentata in ogni momento, altrimenti cessa di esistere, quindi non muore neanche, proprio scompare, quindi non triggerà niente. Oh via, scompare. Poi c'è correzione rapida, a costo 6, ma non dice da nessuna parte mano reale, se uno è bravo a disegnare le mani. È vero. Sì, gratta, ciao. Vabbè, penso che l'idea fosse proprio la sua, Sì, cioè si l'idea vede di anche nell'immagine che è l'omino. Comunque, correzione rapida. non è Stregoneria una a tarma, è costo una 6. funzionalità. Sì, che è questa. It's not a bug. Slingshot 9648. Grazie mille per seguirci. E quel puntino che vedete che spawnate è il giveaway. Cos'è? Automod. Il messaggio è stato sospeso per il seguente motivo. Cosa? Consentiamo. Giulia, non capiamo perché il tuo Avrà messaggio. letto scopo. Scopo, Caimè, lo probabilmente. scopo! Vabbè. Ok. Bellissimo. Grazie. Ci siamo impegnati tanto a trovare qualcosa di carino. Allora, questo dicevamo, correzione rapida, costo 6, stregoneria. Hai 10 secondi per guardare e riordinare le carte nel tuo grimorio. Alla fine di quei 10 secondi, se stai toccando una o più carte tra quelle, rimescola il tuo grimorio. Quindi essenzialmente puoi barare per 10 secondi, puoi rimetterti a posto le carte e poi lasciare il grimorio lì e No, se. Giulia, cioè, tranquilla, non Non è colpa credo tua. che Twitch abbia dei problemi, Eh no, perché sarà settato su certe parole e ci ma hanno chiesto lo di. scopo della vita, Eh? lo scopo. Vabbè, lo scopo, è la stessa frase con due accezioni diverse. Con lo davanti non c'è. Lo scopo, io quello là, lo Ok, scopo, sì, ok? va bene. Quindi, e tutto qui, aia, quindi, tutta questa carta in realtà è una presa in giro, tra virgolette, di una. Come si dice, una battutina tra virgolette tra sviluppatori software, perché la correzione rapida in inglese qua sarebbe hotfix, che è proprio nel gergo è la Barare. che nel gergo è appunto una correzione fatta proprio velocissima, perché c'è un errore che deve essere assolutamente corretto. E cosa c'è? No, io parlo. E il flavor text dice non è una tarma, è una funzionalità, perché di solito si dice non è un bug, quindi non è un insetto, It's not a bug, letteralmente. it's a It's feature. a feature, quindi è una funzionalità, quindi basta. E ora vi ho spiegato questa cosa, sono felice.
Allora, Addormento Orologi nasce e ci è stata spoilerata tramite un piccolo fumetto Sì, molto adorabile. carino, sì. E quando Addormento Orologi entra in campo di battaglia, scegli fase iniziale, fase principale, precombattimento, fase di combattimento, fase principale, post combattimento, fase Combattimento. finale, ruba quella fase da un giocatore bersaglio durante il suo prossimo turno. Quella fase avviene come se fosse durante il tuo turno, quindi la fai tu Sì. due volte. La sua fa no, cioè durante il turno dell'avversario tu fai quella Sì, ma fase, la fai tu, essenzialmente. Sì, è sì, quello, sì, cioè, nel senso, rifaccio la fase di combattimento nel tuo sì. Eh no, turno, mi hanno. ripesco nel tuo Allora, turno. io pesco e stappo nel tuo Tuo turno e tu turno. no. Anche. Sì, Soprattutto. mi piace, io pesco e stacco, tu no, tu puzzi. Praticamente. Poi c'è la grande idea, che è un altro villain, costo 6, creatura leggendaria, tappi 4, lo tappi, lanci un dado a 6 facce e crei un cervellone 1-1 rosso per ogni, mi pare, risultato. Tappi 3 cervelloni stappati che controlli, la prossima volta che stai per lanciare un dado a 6 facce invece ne lanci 2 e per il risultato sommi i Allora, risultati. Giulia, è un fumettino che avevano spoilerato, l'avevano inserito su The Rumor Mill, non so bene dove fosse stato spoilerato davvero, forse su Tumblr, perché su Twitter non l'avevo visto. Se vai a vedere su Rumor Mill di MTG Salvation dovresti trovarlo tra gli ultimi tre, sì, dovrebbe essere Sì, tra gli non ultimi. lo so, non mi ricordo. Animare i Grimori. Allora, questa carta l'abbiamo, cioè, è bellissima e devastante allo stesso momento. Perché? Perché basta un'azione per No, farti. alla fine no, non esigli il grimorio, esigli Sì. l'incantesimo se ti sto per morire. Però, insomma, cioè, per avere un ciccione e poi subito fu. Basta, è andato via, non ho più un ciccione. Vabbè. Quindi, perché potrebbe essere un 30-30, mi dicono. Sì, potrebbe essere un 30-30, in realtà no, molto di meno, perché comunque Sì, questo è però comunque. 40 carte, e poi può scomparire subito perché il Grimorio incantato è una creatura artefatto sul campo di battaglia con forza e costituzione pari al numero di carte al suo interno ed è ancora il Grimorio, quindi in realtà perdi in Sì, teoria perde uno ogni ogni turno. turno, e se il Grimorio incantato sta per lasciare il campo di battaglia invece esili animali Grimori, anche perché altrimenti sarebbe Jace. Sì, esatto, altrimenti non conviene. Poi, questa è l'ultima, che è di stamattina. No, non è la penultima in realtà. È di stamattina. La ficcanaso del cimitero è un XX a costo 6. Tutti i cimiteri sono anche i tuoi cimiteri. E la forza e la costituzione della ficcanaso sono pari al numero di carte con testo di colore nei tuoi cimiteri. Quindi, questa carta, come l'avete tradotta, è stata spammata su un paio di miei gruppi. Esattamente, una delle creature che abbiamo in LOL. ambientazione. Ma la ficcanaso o la ficcanaso? Sì. Penso di sì. Sì, Anche perché non credo che un l'altro Grimorio possa essere un Grimorio personaggio LARP, cioè nel non. senso Ah, se, giusto, irrealizzabile. hai ragione, hai Cioè. ragione. Non ci ho pensato. E ora Però forse l'ultima. perché è una delle creature che abbiamo in ambientazione. Diccelo, aspettiamo. Aspettiamo. No, nel senso, andiamo, La vai, dai. biblioteca vivente assassina. Che Ok. figata! Che figata! Allora, dopo la ficcanaso del cimitero c'è l'ultima carta che è stata spoilerata oggi, Sì. praticamente, ed è quella carta che abbiamo detto, cioè dall'inizio qualcuno Esatto, voleva vedere, qualcuno. adesso la vediamo. Non l'abbiamo ancora tradotta No, noi, però. Anche anche perché non c'è molto da tradurre in realtà. Quindi perché. Quindi. andiamo. Tan ta tan! Urza! Urza. Academy Edgemas. Headmaster Quindi. proprio letteralmente. Letteralmente Headmaster. Cosa puoi fare? Con il più 1 Headmaster, add to askurza.com and click più 1. Ah, ho notato adesso la battuta head to. Head Sì. to. Head perché è una testa Sì. e vuol dire vai a, però lo hanno usato Sì, head è to una testa, e sì. non go to. No, è È una per testa, quello. head ovviamente suona. Teresa. Sì, è di Therese Nielsen, ce la sono giocata particolarmente bene. È stata spoilerata anche l'art completa su Twitter, Wizard Magic Esatto. normale, non quello europeo ma quello internazionale. È un Soprattutto. planeswalker, è Esatto. finalmente un planeswalker in un Urza. unset, un planeswalker Urza, e Urza quindi è pentacolor.
e la testa di Urza. La testa di Urza. Perché la testa di Urza nel mondo di Unstable è sopravvissuta, perché, per chi non lo sapesse, la testa di, cioè la testa di Urza è una parte dell'arma dell'eredità, e quindi in teoria è stato proprio decapitato per poter fare, per poter creare l'arma, e però nella storia in teoria è morto, qua invece è continuato a vivere come testa. E quindi ci sarà un sito che è appunto askurza.com, il nuovo commander, no, che è askurza.com, che attiveranno, in realtà esiste già, sì, esiste già, ma attiveranno l'8 appunto all'uscita e di Unstable. Ora presenta semplicemente la carta, carta già, solo che quando ci clicchi sopra ti dice te lo dico l'8. Ah, ok. E quindi avrà degli effetti che variano probabilmente, effetti casuali, tramite questo sito. E perché prima me l'hanno linkato e il sito è... Io mi porto nella tracolla di terminale, c'è parlato a mente foglio. Allora, è magicwizard.com/n/projector/unstable/askurza, mm-hmm. In realtà, dopo che avevamo urlato. E la testa a tutti gli effetti potrebbe essere ancora viva. Beh, allora è davvero lui, l'hanno messo qua all'accademia. E si presenta così, si presenta con la richiesta Select the loyalty ability you are using, e con anche un flavor. Ah, ok, che tu stia combattendo i Firexiani, stia dando i fondi per l'Accademia di Tolaria, o ti stia semplicemente godendo la pensione, Urza ha comunque mantenuto la sua testa. Quindi vi ritrovate con una situazione del genere, più o meno, ovviamente senza, cioè con un riflesso a scena. Se clicchiamo su uno dei numeri, perché ovviamente mi dice Urza ci sta pensando su, torna indietro, ritorna all'8 di dicembre. Bellissimo, però. Ah, ma è fatta anche bene. Eh sì, che è fatta bene. Fantastico. Cioè, per esempio, viene fuori proprio il messaggino. Si dice, ehi ragazzi, mi nascondo. Vabbè, no, vabbè, cioè l'idea è effettivamente che se per caso hai la fortuna di trovare Urza, per utilizzarlo devi avere a disposizione un dispositivo, esatto, una connessione internet. Però in teoria, se sei in un negozio è abbastanza facile la cosa, anche perché se deve registrare l'evento serve, sì, solitamente dovrebbe servire internet. E questo è quanto. Nel frattempo sono usciti altri 1000 spoiler, sì, da come ci dicono. Anche tu via che WhatsApp. Ok. E ora. Sì, esatto. Ask Urza sembra: Urza, ho litigato col mio migliore amico. Che faccio? Guadagno un punto vita. Per la È tipo il libro delle risposte di, esatto, Urza. Sarebbe da fare. La mia ragazza mi ha lasciato, cosa faccio? Riprendi mano fino a 2 carte dal tuo cimitero. Quindi devi interpretare gli effetti. Esatto. Il mio ragazzo è un deficiente, cosa faccio? Scarta una carta. Sì, lo stesso come... Sì. È così, è più così. Solo l'ho letta velocemente perché non ho letto l'ultima frase prima, e quindi non ho adattato la frase di conseguenza. Urza è lì, ti sta guardando, e la cosa bella è che per ora è il Planeswalker con il flavor test. Esatto. Cioè, è stupendo. Quindi tutto. Ha vinto su tutto. Ha vinto su tutto. Allora, è finita. Quindi ritorniamo un attimo su quella, esatto, questione. Vedete che spawna, che pum 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 compare. Proviamo a ricaricare per vedere se la vediamo anche noi. Vedete che compare in basso sulla vostra destra il logo della pagina, e adesso in teoria mi appare, ok, questo qua, sul corazon, potete entrare nel giveaway. Cos'è questo giveaway? È un giveaway che abbiamo deciso di fare tramite Twitch, in modo tale da incentivare il canale, perché è vero, siamo un po', ma se fossimo di più sarebbe anche, sì, vogliamo un po', anche perché aumentarvi. C'è anche la questione nella chat di eventuali domande, informazioni, scambi di idee, che è sempre meglio se siamo in di più. Il giveaway è un giveaway molto semplice, e porteremo 2 o 3 live per portarlo avanti, pubblicizzandolo, sì, anche sulla pagina, ma si può aderire solo guardandoci in live e essere estratti solo guardandoci in, sì, live. Aspetta, faccio una cosa nel frattempo.
Faccio uno Colmana cosa stamp. possiamo fare? Non ne ho la più pallida idea, Colmana, per ora. allora, è una valuta con cui noi possiamo permettervi di sbloccare certe cose che ancora non sappiamo. Intanto abbiamo messo che potete accumularlo. Poi quando decideremo come, se e come farvelo usare, Il ve lo diremo. prodotto che diamo è, abbiamo detto, un prodotto un po' più piccolo rispetto al box, anche perché, insomma, ora come ora abbiamo questa Abbiamo questo, disponibilità. esatto. E sì, in realtà, aspetta, una cosa alla volta, finisco questo. La disponibilità ed è il dual deck Merfolk versus Goblin. Esatto. Tritoni versus Goblin. 10 mana in 10 questo. mana, poi ca potete castare Esatto. uno. Quindi praticamente iscrivendosi lì alcune faremo. Sì, Avete visto abbiamo il visto tizio con attacco questo infinito? infinito. Sì, Vi abbiamo potete visto. iscrivere, uno di voi verrà estratto nella live e praticamente utilizzeremo le prossime una o due live per pubblicizzare la cosa, ma non volevamo tirarla troppo lunga, Lunghe. ma per un semplice fatto, è un prodotto relativamente economico a confronto magari di un box che può piacere, può non piacere, però se uno dice un po' mi piace, lo compro, cioè Sì, non semplicemente. costa così tanto, però E quindi abbiamo pensato di dire. da telefono non mi appare nulla, giusto? O non è ancora Allora, appa... Da telefono mi sa che non si vede. Sì, che si vede quello che ti ho fatto vedere, Ale. Però non è askurza.com, ma. No, da telefono no, dice la robina del Ah, giveaway. ok. Mi sa che da telefono non si vede. Ho questo paura. Quindi vi serve per forza un PC. Cioè, o comunque vederlo versione desktop. Credo che basti. Mentre per l'axurza.com è nei prodotti. Adesso magari provo. Vabbè. Provo ad andare sul Twitch sul mio telefono. Né dal telefono né dall'app. Noi siamo proprio sul. Funziona solo da browser, esatto. Che brutto però. Vabbè, massimo vediamo se si può attivare. Quindi andate dal browser. Vabbè, ragazzi, insomma, news, novità, cose particolari, improvvisazione. Comunque, se volete dei goblin con dei bei nasi o dei tritoni particolarmente sexy, tondo, Tutti pasta blu. col tonno e tutti blu, Pasta col tonno. tondo, tondo, potete Cosa hai tirato fuori, tra l'altro? Pasta col tonno. Bello figo Q. Ti rendi conto? Bene, dopo questa possiamo passare alla prossima parte. Ok, È che qualcuno mi ci ucciderà. vabbè. È che se volete anche solo per entrare nel giveaway, basta che entrate, fate partire, anche solo passate il mouse sopra Il il coso, player e clicca, dovrebbe aderisco, è comparirvi. finita, Esatto, basta. cliccate la prima voce, che è anche l'unica, oltre a redeem mana. E entrate nel nostro giveaway, Sì, semplicemente. è una cosa molto, molto, molto semplice. Per fortuna, anche se lag in teoria basta un secondo di non lag Sì, quando ma in teoria appare. è una cosa che c'è sopra e quindi la carica il browser, quindi non dovrebbe laggare. Allora, ora passiamo alla seconda parte di cui ho Esatto. preparato una presentazione e parliamo di lei. Allora, chi è lei? Voi sapete che. Cioè, abbiamo già detto che è Jaya Ballard, però vogliamo capire se è davvero Jaya Ballard o non è Jaya Ballard. Intanto, da dove proviene questa immagine? C'è stato poco tempo fa il PAX Unplugged ed è stata rivelata insieme ad altre quattro arti di Dominaria, quest'art in particolare. Ovviamente, guardiamola. Magia del fuoco, figaccine a go-go e i goggle. Quindi gli Sì. occhialoni della piromante, questa è, secondo molti, secondo noi, era subito Jaya Ballard, poi però è arrivata effettivamente la La dichiarazione, la conferma conferma, ufficiale. esatto. Invecchiare male, in realtà la nostra Jaya ha una questione, è un po' particolare. Jaya è uno dei Planeswalker Premending, la conosciamo come maga specialista durante l'era glaciale, ma in realtà, essendo un Planeswalker Premending, dovrebbe avere circa 1600 anni. Esatto. Il mending è avvenuto
guardando i fatti attuali, 60 anni prima, mending riparazione, solo che non riesco mai a ricordarlo di dirlo in italiano, scusate. La riparazione è avvenuta circa 60 anni prima, quindi possiamo immaginare che la nostra Gaia ha attorno ai 70, se non più, anni. Esatto. Quindi diciamo che è vero, i segni dell'età ci sono, però se io a 80 anni fossi così, oddio, cioè, insomma, ci metterei la firma. Chissà se ci arrivo. Ma chi... Va bene. Ma chi è Gaia Ballard? E soprattutto, dov'è stata in questi ultimi anni? In realtà la seconda domanda ce la siamo posta, però vediamo, quella vediamo sarà dopo. La parte più esatto. Speculation. Iniziamo. Gaia... Ok, ce l'ho fatta. Allora, la questione è, in questa art la vediamo per la prima volta durante era glaciale e appare come viene conosciuta con l'epiteto di maga specialista. Prima dell'apparizione, prima di avere una carta tutta sua, era già un personaggio ricorrente, per cui le è stato dato anche un po' il nome di regina dei flavor test. Sì, perché tutte le spell quasi rosse, tutte le spell rosse che facevano danno, c'era la cheat di Gaia. Praticamente si è cominciato a conoscere per fama, si è cominciato a conoscere per nome, per sentito dire, e si è cominciato a capire che, insomma... ha una passione per la piromanzia, un'antipatia per i gorilla senzienti degli Avi Maya. No. Insomma, un paio di cose interessanti. La incontriamo per la prima volta in realtà a livello di lore, e quindi prima di essere effettivamente questa persona che vediamo nella carta, mentre cerca di entrare nella sala nell'ufficio dell'arcimago della scuola dell'invisibile, Yoda, riuscendoci ad entrare. E che è uno dei maghi non planeswalker più potenti di Dominaria. Ricordiamoci che siamo su Dominaria. Esatto. Riesce a introdursi nell'ufficio, viene ovviamente catturata, perché insomma comunque è una scuola di magia, la scuola dell'invisibile, è l'ufficio dell'arcimago, insomma non è che sia proprio il primo che passa. Ma come fa a entrare, come fa a avere effetto la sua azione? Perché si basa, porta a suo vantaggio la ubris, era stata detta in inglese, quindi l'arroganza del mago. Il mago che non si aspetta un attacco non magico viene sopraffatto da una maga che è definita specialista perché utilizza molto poca magia in realtà e conosce pochi incantesimi. Esatto, di più la magia del fuoco. Cioè lei cioè, sa solo usare la magia del fuoco, punto. Però è stata fatta bene, Flavio Terra, la sua mini match. La nuovissima Prince Walker assolutamente non ispirata a lei. No, ma cosa Sandanala. Dici? Allora, go. Questi sono per esempio degli esempi di flavor test, cioè tipo... ovvio che dovresti combattere il fuoco con il fuoco, dovresti combattere tutto con il fuoco. E da un certo punto di vista è anche un po' romanzata, è proprio la piromante, punto. Ultimamente tutte le mie magie puzzano di pelo bruciato. Qui è l'amore per Yavi Maya, per lo spirito guida, gli scimmi. Sì, penso che Toast sia la descrizione più appropriata. Cioè, quindi diciamo che lei era la piromante per eccellenza rappresentata nei flavor test di tutte quelle che sono le magie rosse legate al danno o all'eventuale aggiunta di mana per fare eventuale danno. Insomma, siamo sempre ha lì. Solo fondato Keral Keep e ci arriviamo. E ci arriviamo. Con calma. Allora, iniziamo da questa figura. Praticamente diventa, dopo essere entrato nel suo ufficio, uno degli studenti di Yoda, l'arcimago della scuola dell'invisibile. A un certo punto della storia di Yoda, ed è importante perché ci permette di collegare i personaggi e di capire alcune cose, l'arcimago viene catturato da Lindul. Intanto mi appare... Questo arcimago che ogni volta è preso di mira da allora, tutti. L'arcimago è preso di mira e Lindul continua a apparire. Vabbè. Gaia si accorse ovviamente, prima avevano frequentato, comunque gli aveva insegnato le sue magie, si erano allontanati, ma torna per salvare il suo maestro. Ci riesce, ma avviene comunque una cosa particolare perché si accorge che era sotto l'effetto di, cioè era stato costretto, era sotto l'effetto magari anche di un controllo mentale, e Yoda si ammala a causa di un polline che era stato usato per appunto drogarlo. A quel punto delira, non riesce a curarlo ed evoca tramite un monile un manufatto Freyalize.
Realize sappiamo che era una Planeswalker, l'avevano definita mezz'elfa, mono verde, anche se si sa che può utilizzare anche la magia Magia rossa, rossa. e quindi è la persona che chiami quando hai bisogno di qualcuno che ti guarisca. La Planeswalker, per salvare Gioda, chiede in cambio lo specchio dell'Arcimago, cioè un potente manufatto, e le risorse della Scuola dell'Invisibile, dicendo che le serviranno per lanciare il suo incantesimo del mondo. Joy accetta perché Per comunque la cosa lo scongelamento era per le giusto ragazze, sì. L'era per far terminare l'era glaciale. glaciale era iniziata nella lotta tra Mishra, Urza, dopo la lotta tra Mishra, Urza e Urza e Phyrexia, Phyrexian. e ovviamente, cioè Urza, Mishra e Phyrexia, e ovviamente Frey Allies come Planeswalker verde, come vicina all'Annawar, vuole certamente bloccare quest'era glaciale. Jay ovviamente è determinata, fa di tutto per salvarlo, e alla fine ci riesce. Ovviamente riescono a sconfiggere in parte Lyndul, e Jaya prende l'anello di Lyndul. Non è a conoscenza però che possedere l'anello l'avrebbe nel corso del tempo resa schiava di Maersil, che è appena apparso, vediamo lì l'anello. L'anello. È apparso negli scorsi Commander, quindi è un personaggio ricorrente. Ci stiamo rendendo conto in questo excursus, negli ultimi prodotti, anche nella presentazione di Dominaria, che hanno toccato, hanno veramente sono andati a pescare qualcosa di. Proprio i primi archi E narrativi. questa cosa fa piacere perché dopo cioè il 25esimo anniversario si torna a casa. 20 anni dopo il lancio dell'incantesimo del Scusate, ho un mondo. dubbio stupido. Creatura leggendaria uguale PV? No. No. Non sempre, Per esempio, Jaya Ballard non è ancora Planeswalker a questo punto, e arriviamo al momento in cui gli si accende la scintilla. Gioda non diventerà, non è Planeswalker, ma è comunque tra i maghi più potenti di Dominaria. 20 anni dopo il lancio dell'incantesimo che ha permesso di ristabilire la situazione, Jaya torna alla Scuola dell'Invisibile per parlare con Gioda, che non vedeva dalla guerra contro l'Imdul. Jaya mostra all'arcimago la mano annerita del necromante e gli fa notare che il dito dove portava l'anello di Maersil era stato rimosso. I due, temendo un possibile ritorno di l'Imdul, decisero di mettere in viaggio alla ricerca dell'anello. Però durante il viaggio si capì. Lord of the Rings. Sì, esatto. Durante il viaggio Gioda nota che Jaya è cambiata, che è successo qualcosa, è diversa da quando erano giovani, è diversa da quella maga irruenta, insomma è un cioè, diventerà un Planeswalker, ma soprattutto è Una un creatura mago leggendaria però può rosso. essere una creatura con una scintilla ancora in potenza, non Sì, si è dato a saperlo. non è, cioè le due Diciamo, cose. la creatura leggendaria sono i personaggi della storia che hanno un nome, E essenzialmente. di solito hanno delle capacità superiori rispetto a una determinata rara qualunque senza Sì. nome. E bla bla bla, dove sono? Quando i due stanno per raggiungere Sol Devi, Gioda scopre la verità. Cioè, il giorno dopo la battaglia contro l'Imdul, Jaya aveva trovato l'anello e aveva deciso di portarlo a Gioda, ma I commise PV sono l'errore di. quasi tutti stati prima delle. Sì, diciamo Sì. sì, più corretto. Lo ha indossato e indossandolo è caduto sotto l'influsso di Maersil. Guardatelo, cioè sembra un miscuglio tra Lord Voldemort e Severus Piton. È di Esatto. un fascino spaventoso. Aiuto. Controllata dal, ovviamente controllata da Maersil, Jaya colpì Gioda, perché? Perché il sangue dell'Arcimago avrebbe dovuto far rivivere le bestie di Phyrexia. Cioè alla fine si Ok. torna sempre lì. C'è sempre Phyrexia come grande problema. Ma Gioda miracolosamente si salva e da morte certa con l'aiuto dello specchio. Combatte una Jaya posseduta, riesce a rompere questo controllo mentale, ma liberandola da questo controllo, la libera da questo controllo, ma questo è il trauma che porta Jaya ad ascendere. Cioè Jaya prima, cioè ritorna a vivere come viveva prima, ritorna a non essere più controllata e ascende.
I due ovviamente tornano alla scuola dell'invisibile, insieme riescono a gestire e a distruggere la bestia di Un po' Phyrexia. di Jeremy Irons nei film di Dungeon. Non l'ho visto quel film, fortunatamente. Poi ovviamente Gioda riesce a limitare il più possibile il collegamento che l'Imdul aveva creato tra la sua fortezza e la scuola dell'Arcimago, perché a monte era stato l'Imdul a rapire e a costringere Gioda ad Sì. agire per suo conto, quindi alla fine si torna sempre lì. E una volta finito tutto, Jaya saluta il maestro e inizia il suo viaggio nel multiverso. Quindi una Jaya legata A Giotto. a Gioda, una Jaya che torna indietro sui suoi passi per salvare il suo maestro, che agisce anche in certi casi di impulso, quindi ci ricorda qualcuno, ascende e inizia il suo viaggio in solitario, in single player. La campagna Vai single player. avanti. Allora, cos'è questo? Molti di voi lo sanno già che cos'è, e per chi non lo sa, è il monte Keral, il monte di Keralia. Giralia. Monte Keralia, Keral Keep, Torrone Keral sono luoghi che sono su Regatha. Questa viene da Plain Chase. Regatha è praticamente il piano dove avvengono i fatti principali di un romanzo che si intitola Il Fuoco Purificatore. In realtà da qui in poi lavoriamo su una questione di simile speculazione, Sì. per una questione che Il Fuoco Purificatore è un romanzo e come Agent of Artifice e altri romanzi sono non completamente Totalmente canon. canonici. Quindi alcune cose che sono state dette, quelle che sono state scelte qua potrebbero essere benissimo caноniche perché non cambiano la storia di Chandra, Esatto. ma alcune cose che là sono state dette in un certo modo e poi in Origins sono state cambiate, ovviamente bisogna far fede a Origins, perché è la Con riscrittura. Origins, Cioè, esatto, hanno fatto una semi-reboot di alcune. sono sì, realmente più o meno apocrifi. In Esatto. realtà la storia che è stata toccata di più dal Fuoco Purificatore è quella di Gideon. Sì. Ci sono dei trascorsi tra Chandra e Gideon di cui si parla realmente poco dopo Origins e dopo nei fatti di più Il Kaladesh, legame però di ci Jaya sta. con Nimbus mi mancava, forse allora davvero l'uomo corvo potrebbe essere lui nel corpo del Planeswalker, allievo del guardiano di Shandalar. Jaya come presenza positiva e Lindum come negativa nella storia di Liliana sul Dominaria. In realtà noi avevamo in mente che l'uomo corvo fosse Urza, perché Urza è il corvo della tempesta, quindi Urza potrebbe essere l'uomo Forse, sì, corvo. diciamo che questa cosa con i corvi e poi lo Stormcrow. Esatto, anche il corvo della tempesta. Ma soffermiamoci sul fuoco purificatore. Nel fuoco purificatore, esatto. Ok, nel Fuoco Purificatore è un romanzo che ha come protagonisti Chandra e Gideon, in particolare la protagonista è Chandra, Gideon è il coprotagonista, insomma, il piccone che c'è anche Jace e li prende ovviamente. Si viene a sapere che la Planeswalker di Kaladesh, dopo essere fuggita per salvarsi dall'esecuzione sul suo piano, si ritrova su Regatha e lì trova una casa, quello che su Kaladesh poi si capisce non poteva trovare. Un monastero dedicato completamente alla piromanzia, chiamato Torrione Keral. Tienimi l'abate. L'abate. Tienimi l'abate che rende di più. Qui trova all'interno del monastero una figura materna, che è la matriarca del monastero, Luthi, e un posto dove essere se stessa, cioè non viene limitata, la viene solo indirizzata all'interno della piromanzia, il più possibile viene assecondata la sua magia ed è lì ed Viene è viene qui, viene guidata, coltivata. coltivata e guidata. La cosa che stupisce nel romanzo, in realtà quando l'ho letto io non mi aveva stupito, ma se l'avessi letto, cioè, dopo Origins ti stupisce di più, è che Luthi sa che lei è una Planeswalker. Le consiglia di tenerlo segreto, è contenta però che Chandra le parli del fatto che lei sia una Planeswalker. E Luthi però conosce fin troppo bene i Planeswalker, cioè più di quanto dovrebbe, più di quanto Una persona una persona normale. normale lo dovrebbe fare, anche più di una persona che vive a fianco di un Planeswalker. Luthi è una donna anziana, come potrebbe essere Jaya dopo la riparazione. Ora ci soffermeremo su alcuni dialoghi, non ve li leggo in inglese, vi leggo una traduzione che ho fatto, ma perché in inglese no, cioè, rendono uguale in realtà. Sì.
Luti non sorrise al suo impegno. Sta attenta, Chandra. Il fuoco che accendi per il tuo nemico può bruciarti molto più di quanto bruci lui. È Jaya? È la domanda di Chandra. No, è Luti. Ascolta, il multiverso è un posto immenso, Luti disse. È probabile che non incontrerai mai più quel mago, si riferisce a A Jace. Jace. È meglio pensare a ciò che puoi controllare, ciò che puoi avere sotto controllo, proprio you can control, proprio brutale. Un'altra frase che le dice, in una battaglia con un altro planeswalker, si dice che Jaya abbia astutamente sconfitto il suo avversario, risposta alla Sì, Chandra. la blocca mentre stava Cos'è? Esatto, spiegando come aveva battuto il suo quel avversario. ratto puzzolente mi ha fatto credere che stava per bruciare Brennon, ha risposto così. La questione su cui ci si sofferma in questo caso, su cui quell'articolo che abbiamo trovato, che magari vi linkiamo anche perché è un po' più giusto, e in realtà quello che ci Tanto fa lo link. riflettere è che l'idea che Chandra confonda la saggezza di Luthi per la saggezza di Jaya, Lutti, Luthi. non è TH. Per la saggezza, mi è scappata la Lo T. so. Potrebbe essere anche una cosa carina, ma diventa davvero sospetto quando non solo scopriamo che Jaya è effettivamente viva, ma che indossa anche gli abiti di Keral. Però ne parliamo un attimo Prendiamo dopo, dopo. perché notiamo che ci sono. Guardate l'abate adesso, guardatelo bene. Ovviamente non, cioè ci soffermiamo anche sul fatto, per esempio, che parli di una battaglia con un altro Planeswalker, e per di più sappiamo che dal romanzo il monastero è ispirato da Jaya, ma che Jaya è rimasta molto poco sul piano. Quindi come hanno fatto ad accumulare così tanta conoscenza se lei è rimasta molto poco? Si parla di scritti, ma è rimasta poco, cioè ha fatto in tempo a raccontare tutto, ha fatto in tempo a. Cioè, sembra che abbia fatto in tempo, in pochi mesi, poco tempo, a ispirare un'intera scuola, a dare abbastanza conoscenze per tutta la sua vita. Cioè, praticamente cosa ha fatto? Ha parlato, cioè, ha parlato di tutto con domanda e risposta multipla. Un'altra cosa che nel romanzo ci stupisce è quanto a lungo e profondamente Luthi riesca a parlare della cieca eternità e dei viaggi planari. Loro dicono, loro chi gli risponde Chandra? Oltre a te, chi qui attorno sa qualcosa di Planeswalker? E Luthi le risponde: gli scritti. Sti scritti, cioè sembra che in 3 mesi Jaya abbia scritto tutto, raccontato tutto e basta. Ed è, cioè, ora che li rileggo mi dico: Effettivamente. però, sai, pensi che sia morta? Perché ovviamente noi davamo per scontato fino adesso che Joda aveva detto che Jaya era morta. Sì. Quindi, fino adesso, Jaya è morta. Fino a questi racconti, fino a quando il lettore legge e sa che Chandra si ispira a Jaya, che il monastero si ispira a Jaya, per il lettore Jaya è È morta. morta. Quindi dice: vabbè, è un Planeswalker rosso, avrà raccontato in uno stream of consciousness veloce, brainstorming, basta. Anche, Magari ho preso da una biblioteca cioè, nel senso. senza fare una fine interessante. Cioè. Esattamente, nel libro non viene cioè, non si calca tantissimo questa cosa, ma i keraliani sono interessati a lei, perché lei somiglia molto a Jaya. Ma se Jaya non trovò, non rimase così tanto nel monastero, come hanno fatto a imparare così tanto? Come hanno fatto a essere guidati a conoscere così tante cose di lei, adatte a rispondere a ogni situazione? Perché alla fine. Cioè, puoi ispirarli un po', però i de detti in Sì, ogni tutti situazione, gli porca vacca, gli scritti, scritti, ti faccio una domanda, mi rispondi con le parole di Jaya e vanno sempre bene, il Vangelo secondo Giaia. cioè, il Vangelo secondo Jaya, più o meno. Luthi afferma, sì, parla di letture, ma manca, c'è qualcosa di più. Se Jaya, o quindi, come hanno fatto a imparare così tanto, come ha fatto Luthi stessa a imparare così tante cose su di lei? Come fa a sapere così tanto sulla cieca eternità? Cioè, per Chandra, Jaya è un mito che aleggia nel torrone. Si vede, si parla nell'articolo sulla presentazione di Chandra nella Magic Story di Sì. Origins. Per Chandra era una specie di mito, una presenza che aleggiava nel torrione. I detti da piromante di Jaya erano sulle labbra di ogni monaco, e scolpiti sulle pareti delle sale, e i suoi occhialoni, per proteggersi dal calore, dimoravano su un piedistallo all'interno del monastero. Gli occhialoni, grazie. Ok.
Quindi, cioè, sappiamo tutto questo e rimane, cioè, Jaya è un Sì, mito ma all'interno del monastero. tutti si basano su di Tutti si lei, basano su di tutti lei, ma guardano a tutti hanno la lei. certezza, sanno che è rimasta poco. Perché è importante? Torniamo un attimo all'illustrazione di Luffy, perché è Luffy. Di Luti Luffy, sì. Vai dietro. avanti. È la prima, te l'ho Ah, detto, la mettiamo ok. prima e la mettiamo ultima. Cioè, la illustrazione di Jaya, ma ora vi leggo la descrizione di Luffy. La sua testa si voltò velocemente quando sentì i passi che si avvicinavano a lei, ma si rilassò quando vide Luti, che vestiva una lunga tunica di color rame. I capelli bianchi della maga matriarca erano morbidamente intrecciati e le ricadevano su una spalla. Se notate la cintura, e soprattutto Il l'armatura fianco, laterale, il esatto. fianco, quella in cuoio, sono strutturati praticamente come elabate. I colori sono quelli dell'abate, non sono solo quelli del piromante. C'è l'oro, c'è il marrone, c'è il rosso, c'è il nero, c'è un brunito, un marrone scuro anche. Sappiamo che Jaya, e sappiamo che è lei in questa illustrazione, ovviamente principalmente a causa degli occhialoni, della posa che richiama moltissimo la maga specialista. Con le dita che Esatto. hanno le fiamme, non la mano, non sul palmo della mano, le crea Cioè, proprio proprio l'idea è le che dita sia diventano di come se fiamme, disegnasse esatto. il fuoco, se fosse veloce, molto più veloce di un'intera palla di fuoco. Ma sta anche indossando i vestiti quindi tipici di regata, come quelli dell'abate, oppure di un'altra carta che, se avete voglia di guardare, che è l'Accolito dell'Inferno. Fino all'armatura, tutto richiama il Torrione Keral, tutto richiama il monastero di regata. Ha gli stessi capelli bianchi, morbidamente intrecciati. Quindi l'idea, l'ipotesi, un'età simile, è che, non si, che Jaya si sia nascosta, si sia mostrata, cioè si abbia vissuto a fianco dei suoi monaci, magari anche fatto un periodo lì, ha ispirato, è tornata sui suoi passi, magari qualche anno dopo, e pian piano, ricostruendo questa nuova immagine di sé, questa immagine di matriarca, questa immagine Saggia. saggia, ha ricominciato a scalare fino alla cima per arrivare alla guida, a colei che guidava le generazioni. Molto spesso, ora mi torna in mente, subito dopo, quando Chandra decide di rimanere, bisogna cambiare l'abate, e Chandra decide di rimanere, poi va via perché ovviamente è giusto anche che Luti stessa le dice di pensare. Lei fa il discorso: Jaya se n'è andata via, io non voglio essere come lei, io voglio prendermi le mie responsabilità. Quindi vediamo forse in Luti una Jaya maturata Sì, che non che è andata via. non è andata via, che si prende le sue responsabilità e accetta che ha Aspetta, bisogno di una immagine guida. dove. Allora, l'immagine è stata spoilerata al Pax Unplugged in Plugged. Australia riguardo a Dominaria, il set che verrà dopo Rivali di Ixalan. Qui Luti può essere sempre stata Jaya sotto mentite spoglie, magari o da sempre, oppure è tornata successivamente per diventare quella matriarca, quella guida, anche perché comunque la persona a cui era più legata era il maestro di una scuola, un arcimago, e ricominciare una vita diversa, una vita nuova in cui si prendeva quelle sue responsabilità. Non fuggire, non seguire cose Il suo, secondarie, non sì, seguire il il suo suo istinto. istinto, ma capire che se hai ispirato un monastero, se hai ispirato, se hai iniziato qualcosa, devi rimanere lì per coltivarlo. E quindi forse l'idea che comunque abbia visto in Chandra, cioè Chandra si ispira a Jaya, ma forse è la stessa Jaya che le insegna. Sì, che si rivede in Sì, nel Chandra. momento in cui Chandra magari si accorgerà della cosa, ci farà farà un Sì, tipo. colpo. Ma allora. Ovviamente poi si sprecano teorie su, sempre grazie al fuoco Fuoco purificatore, purificatore. sul maestro del maestro di Gideon, che potrebbe essere il Presul Crelude, che potrebbe essere.
Casino, però sono solo congetture, quindi Sono non le abbiamo congetture. volute L'idea invece è esporre. che, Jaya, che la stessa Jaya possa essere questa Luti presente nel romanzo e poi nelle Magic Story è sicuramente più plausibile se Jaya tornando sui suoi passi e magari volendo effettivamente aiutare e non ispirare, ma essere attiva, Esatto. perché tu hai ispirato, tu sei una divinità per noi, cosa vuoi che ti facciano fare? Esatto. Ma toccare con mano, passare te del tempo di fianco ai suoi Ma allievi. soprattutto questa tipa non dovrebbe essere su Kardash, che c'entra con No. Dominaria. No, lei è di Jaya Allora, Jaya Ballard. Ballard è di Dominaria, nel suo viaggio è arrivata fino a Regata. A Regata ha fondato il monastero del Torrione Keral. Chandra da Kaladesh si è ritrovata, ha ritrovato una nuova casa a Regata. Regata. Regata non si è mai vista, tranne nei romanzi, tranne Un nei po' in Magic racconti, Origins. si è vista come luogo e praticamente è un luogo dove i piromanti sono riusciti a fondare un monastero, Culto. un culto proprio del fuoco divino, proprio dell'idea del fuoco come forza che trascina, forza che però che va gestito in un certo modo perché, come ci insegna Luti, il fuoco può bruciare anche Esatto. te. Quindi questo era chi è Jaya e soprattutto perché chi potrebbe essere Jaya fino adesso. Il perché apparirà non lo sappiamo, potrebbe esserci Una cioè, una minaccia. minaccia, potrebbe Soprattutto essere. su Dominaria, probabilmente, cioè anche lì si ritorna al fatto che magari ricomparirà qualcuno che lei conosce. Cioè, può essere l'Imdul ancora. Cioè, Stanno respiro affannoso. vedrà il nascondere l'identità come una Però menzogna. rendiamoci conto che comunque Chandra viene accolta da, non da uno, cioè non viene accolta e poi si aggiunge questa sconosciuta, ma viene accolta proprio da Luti che fino a quel momento è stata matriarca ed ha cresciuto tutti i piromanti come una madre, quindi forse voleva proprio cambiare il suo ruolo, assumersi le sue responsabilità. Non puoi ispirare un culto e poi andartene. Esatto, Torno sui. voleva rimanere lì probabilmente anche per vedere Esatto. come si evolveva la cosa. Non doveva andarci Nicolino Bolas con Liliana, e in teoria Liliana doveva andare Cioè, Liliana era il più in un congetto. posto lontano da Amonkhet, che probabilmente potrebbe essere Dominaria. Poi, perché c'è Jaya Ballard con lì non lo sappiamo, Non ovviamente. sappiamo, quindi li dovremmo aspettare, anche perché sono uscite altre tre art che però non dicono molto, cioè sono solo personaggi Elmo degli elfi, una tipa in armatura e una maga con lo sfondo di Tolaria C'è chi occidentale. ovviamente gli ha già dato un nome, però non è obbligatorio. Cioè, chi ovviamente ci ha pensato Ah che sì. potrebbero Ah, tipo, essere ah, potrebbero essere dei personaggi. nominati, Ah, però ok, ovviamente non non è lo obbligatorio. so. E E basta. basta, questo è quanto. Quindi noi vi salutiamo, vi ricordiamo sempre il giveaway per chi non ci avesse sentito prima. Se ci seguite dal browser, quindi da PC sul browser, quindi andate sul vostro Chrome, sul vostro Edge, che non lo usa nessuno, ma fa lo stesso, sul vostro Firefox, andate sul nostro canale, cosa? Sente. È quello di Windows 10. Ah, ok. Mi sono Vedrete tardissimo. in basso a Sul mio destra, corazon più o meno. esatto, il nostro simbolino, la nostra immagine profilo in realtà. Cliccate e dovreste vedere una notifichina rossa. Cliccate e potete partecipare al giveaway del Duel Deck Merfolk vs. Goblin. Volevo chiedere una cosa su Urza, voi che siete sprigionati. La sua testa faceva parte degli artefatti ereditari che sono stati fusi con Karn. Quindi lui ora è dentro Karn o è morto? Si sa, è È morto morto. perché è stato decapitato. Anche se la sua testa comunque parla, però dopo l'utilizzo, mi sembra, come arma, poi tutti i pezzi sono andati o dispersi o comunque hanno perso il potere, se non erro male, ma mi sa che Alter Deg ci potrà dare la risposta esatta. Perché prima mi è sembrato più preparato.
sulla trama di Sulla, Rune. esatto, su questo fatto, perché comunque erano tutte le pietre di Ramos, Quindi anche la porta. Ah no, quella non c'entra. Gerard era Delle. parte dell'eredità, le pietre mi sembra la Mixstone e la Power Stone, che erano le prime pietre che avevano preso rispettivamente Mishra e Urza. La testa era viva perché gli Old Workers. Ah, è vero, è vero, è vero, è vero. Vabbè, quindi a prescindere, quindi in teoria dopo il mending Muore. sarebbe dovuto morire anche se la testa fosse rimasta viva. Vabbè, Sì, ma se viene utilizzato, ovviamente. ricordavo che fossero le pietre negli occhi di Urza parte dell'arma, non la testa. A me sembrava anche la testa. Che poi le pietre erano appunto, mi sembra, la Mixstone e la Power Stone. Il Che era. problema è che con l'artefatto c'è un A meno che non casino. avesse trovato un modo di supportarla. Comunque, insomma, non dovrebbe comunque essere vivo se non tramite altri mezzi. Allora, è formata da il teschio di Ramos, il corno di Sì, le Ramos, pietre l'occhio di di Ramos, Ramos. la zanna di Ramos, il cuore di Ramos, la cavalcavento intera, la matrice di potere, Karn, la pietra del paragone, il tomo di Karn, di Tran, la bolla di giù che? Mishra. Di giù. Ah Di sì. giù. La media di giù. La verga dell'annullamento, la sfera della salvezza, la mutacielo, la forgia Tran, motore Tran, Mixstone e Wickstone. Mixstone. No, No, Wick. Mike Ah, Mindstone e e Wick. Wickstone, ok. Il mending rispetto al ciclo dell'eredità, ciao, conta che dovrebbe essere tipo 1500 anni. A cosa servì l'arma? Non è quella che ha distrutto i portali. Cosa vedo? Urza sconfisse la stagione perché era un Era campione. per sconfiggere i Phyrexian, Sì, Yawgmoth infatti. nello specifico. E anche infatti anche io mi ricordavo che Gerard era parte dell'arma. Ragazzi, qui Gerard O non che c'è. dentro Gerard c'era uno di questi pezzi, Può tipo il darsi. motore Tran. Ora me lo immagino Sì, a comunque anch'io rotelle. mi ricordavo Gerard, Mi per immagino Gerard da rotelle. quello. È tipo il cyborg di Unstable, con la spada attaccata direttamente al polso, tipo. Una cozzaglia di cose. Sì, erano cose a caso. Questa è la mia lista. Lista della spesa. Allora, domani, allora cos'è che dobbiamo andare a prendere? Vediamo. Dai, però non si apre. Apriti, apriti. Niente, ci sta impiegando un Si sa po'. Una innamorò cozzaglia di cose. di Anna. Neanche No, non mi vuole aprire la pagina. io riesco ad aprire. Sì, C'è una carta di M10 tipo che fa vedere tutti i componenti. Sì, è l'eredità. è proprio l'arma Chiedeva dell'eredità dovrebbe chiamarsi. che Vuel. No, non riesco a. Sì, c'è la carta. L'arma dell'eredità. Eccola Solo che ovviamente fa vedere cioè qua. parti. Le ossa di Rama, la sfera chimerica, Gerard. Il pendente di Gerard, la bolla di Juju, Karn, Per la esempio lì Gerard non Mindstone. c'è. Ah, eccolo qua. Effettivamente. Il Il giocattolo giocattolo di di Squee. Squee, lo Sky Shaper. Sì, no, dovrebbero essere queste. In Sì. più c'è Karn. E magari Gerard qua non l'avevano fatto, però. Però c'è. Sì. Ok, secondo la wiki è morto assieme a Gerard. Per poter far fuoco con l'arma, dovevano combinare i diversi pezzi che avevano raccolto nel loro viaggio, insieme alle due pietre all'interno della testa di Urza, il corpo di Karn e la vita di Gerard. Urza e Gerard morirono durante l'attivazione, ma l'arma riuscì a distruggere Yawgmoth. Karn, ora infuso
con la scintilla di Urza e il potere rilasciato dall'arma dell'eredità, prese il bastone del suo vecchio maestro e lasciò Dominavia. Eh sì, c'è scritto che è In sé morto. la testa è È morta, ovvio stato. che in Unstable non ci interessa questa questione, cioè non ci interessa se è morto davvero. Esatto. Quindi è morto. Quindi sì, la testa in tutto questo, ma insieme a Jerry saranno tipo fusi, tipo fusione, morta assieme a Jerry nell'attivazione dell'arma. Esatto. Semplicemente. Ok, mi ha chiarito il dubbio. Giveaway ve l'avevamo già detto. Potete subscrivervi se volete, anche con Twitch Prime, se volete supportarci Sì. anche finanziariamente, per quanto. Quindi carne OP, esatto. No, carne ha assimilato la scintilla di Urza, la scintilla e il potere de derivato dall'arma. Perché Che poi è ritornato a essere il è karma di invece. due Planeswalker? E Venser. Ah, è vero, è vero. Venser. È Il giusto. cuore di Venser. Bene. Buonanotte, più che Quindi, buonasera. esatto, buonanotte a tutti, grazie per averci seguito, come al solito. Ci vediamo sabato. Sabato pomeriggio. Vediamo per che ora anche te riesci a liberarti, che secondo me prima lo facciamo meglio è, così liberiamo tutti per appunto il sabato, il weekend. Ovviamente è l'inferno vivere in lui, passi da tenta a combattere Phyrexia e poi il tuo golem ti assorbe e ne diventa il capo e si va tutti a vivere dentro Che bello. casa. Quindi ci vediamo sabato dove continueremo il giveaway e adesso lo pubblicizzeremo anche sulla pagina così magari ci sarà qualche nuovo amichetto. Magari tipo adesso fammi vedere che screenshot viene fuori, fammi uno screenshot decente In che senso? della, se vuoi pubblicizzarlo. Ah sì, fammi Ah, sapere quando. Nebraska, sì, veniamo a Nebraska, sì, sabato e domenica, soprattutto sabato. In realtà arriviamo venerdì sera. Così Ok, mentre parlo e avrò la bocca aperta di fa lo sicuro mi intaccherai stesso. un adesivo sulla Fa lo faccia. stesso. Sabato tutto il giorno, se non cambia qualcosa, all'ultimo io e una mia amica saremmo nei panni di Nissa e Nahiri, come servizio al Esatto, giocatore. come. E quindi mi avvicinerò ai giocatori e gli dirò cose tipo: ehi, ehi. Vuoi vedere le mie piante 01? Ehi, guarda, guarda Shaya. Guarda Shaya. E verremo soprattutto perché intanto lui andrà a farsi firmare Sì, pile di ho pile di carte. carte da lanciare addosso agli artisti Domenica folk. l'idea originale era di andarcene in giro per Lucca. Ma ho subito minacce che mi dicono, ma se, che mi dicono che almeno devo rimanere un po'. Vediamo. Anche perché dobbiamo vestire Liliana e quindi non vorrei Ah, sentire. ok. Sì, Ecco sì, perché sì, ho sì. subito minacce. Non potete lasciarmi girare nuda. No, non No, possiamo. effettivamente Non non possiamo. potete. Potrebbe anche rischiare una multa No, per una perché hai in denuncia. mutande reggiseni stivali. Ah, ok, allora forse Però, dato che non riesce a che è, insomma, ha difficoltà a chiudersi il corsetto perché è complicatissimo, perché va chiuso davanti e poi chiuso dietro ed è un casino, e quindi almeno domenica anche la mattina in particolare saremo lì saremo a a vestire Nebraska. Liliana, oltretutto il sabato. Sì. Quindi chi vede una Nissa scema, batta una pacca sulla spalla, mi lanci una pianta Sì, 01. lancio in faccia proprio, ma così. Sì, proprio, wii wii wii. Che cosa succede? Esatto, tipo, no, cioè l'idea ma sarà che diavolo? tipo mantello, ehi, ma visto che ci sono stati dei problemi in tutta questa preparazione, ho deciso che farò la pirla. Ehi, ehi, puoi vedere la mia pianta 01? Sì, che Basta, bello. lasciamoli Lasciamoli andare a fare altre all'immaginazione. cose. Lasciamoli all'immaginazione. Quindi ciao ancora Ciao. e buonanotte.